papa due volte e essere tanto vicino. Anche ho visitato Firenze. Ho fatto spese in molti negozi a Firenze. Ho comprato regali per i miei amici e per la mia famiglia. Ho veduto la chiesa di Santa Maria del Fiore, il Duomo e la statua di Davide con la mia amica. Anche sono andata a Assisi e Subiaco quando sono stata a Italia. Ho visitato la tomba di San Francesco e ho pregato là. Ho veduto le croci che ha parlato a San Francesco e ho pregato con la mia classe. Ho mangiato troppe pizze e troppo vino quando sono stata a Italia, ma la pizza e il vino erano troppo buoni. Tutto il cibo in Italia è delizioso e pieno di buoni sapori. Mi manca il cibo di Italia. Vorrei andare in Italia di nuovo un giorno per imparare più e per praticare il mio italiano di più. Anche mi piacerebbe andare in vacanza là con la mia famiglia un giorno. Spero di ritornare in Italia molte volte. Nelle strade di Roma ci sono molti intrattenitori come nelle strade di San Francisco, California. Alcune persone si guadagnano da vivere in questo modo. Ho visto un uomo vestito come un egiziano in costume. Anche ho visto un uomo strano in costume, ma io non ho capito che cosa dovevo essere. Anche ho visto molti artisti, musicisti e venditori nelle strade. Roma, Italia e San Francisco sono simili in questo senso. Davanti al Colosseo ci sono uomini che sono vestiti come gladiatori. I turisti fanno una foto con loro per 2 euro. Io non ho fatto una foto con loro come gli altri turisti perché 2 euro erano troppi soldi solo per fare una foto. Come a San Francesco, la gente in tutto il mondo va a Roma per andare a visitare posti storici. È molto interessante guardare così tanta gente diversa che vuole visitare Roma. Benché la società italiana sia diversa dalla società americana, le due hanno molti problemi sociali simili. L'immigrazione è una questione più recente per l'Italia. Le conseguenze di questo cambiamento sono successe ora. Per gli americani la questione di razzismo non è nuova, perché la società americana era fondata da immigranti, la questione era come risolvere le differenze tra loro. In Italia la questione è più recente e diventa più difficile. Entrambe le nazioni, gli immigranti, fanno il lavoro che la maggior parte dei cittadini non vuole fare. Comunque, altre complicazioni derivano alla mancanza di cittadinanza in entrambi i paesi. Gli italiani hanno un sistema sanitario nazionale per tutta la popolazione, ma molti americani non hanno questa necessità. La povertà è un gran problema per le due società. I senza tetto sono in Italia e anche negli Stati Uniti. I senza tetto ci ricordano dei problemi presenti nelle due società. La diversità tra gli Stati Uniti e l'Italia è grande, ma la disuguaglianza è più grande anche. Allora, qualcosa deve succedere per migliorare la struttura della società per queste situazioni. Anche qualcosa deve succedere per mettere fine alla povertà, il razzismo, il sessismo, l'omofobia e tutti i tipi di discriminazione. In un paese dove pochi messicani si laureano, davvero io sono molto fortunata e orgoglioso della mia vittoria. Comunque io so che molti cambiamenti devono succedere per aprire questa possibilità a tutti. Più opportunità devono esistere negli Stati Uniti e in Italia per tutti coloro che vogliono successo. Sono felice perché io posso studiare due soggetti interessanti
interessantissimi e posso imparare più del mondo in cui vivo. Spero che vi sia piaciuta la mia spiegazione sull'importanza per me del mio minor sugli studi italiani. Non posso minimizzare l'importanza di imparare più del mondo a delle persone tutte intorno a noi. Grazie, arrivederci.